ragazzi, abbiamo 138 giocatori. Esperienza meravigliosa, è l'organizzazione è stupenda, tutto a puntino, se anche il gioco fosse all'altezza dell'organizzazione sarebbe perfetto, però non posso pretendere troppo. L'anno scorso medaglia, anzi, è andata male perché quarto, per cui diciamo cucchiaio di legno. In questi giorni vediamo, speriamo di andare meglio. Me la fa una bella risata. Hai vinto l'anno scorso, quindi d'obbligo sei il favorito. Ci proviamo, insomma, il campo è bello, condizioni difficili, però ci stiamo provando a metterla tutta. L'organizzazione è perfetta, i compagni sono fantastici, e meglio di così non si può avere. Qual è il segreto per pattare bene? Tenere i fianchi fermi, testa sulla palla, occhio sulla palla e fare un pendolo, cercare di fare un pendolo. Alberto Auricchio, come stai giocando? Ma dai, bene, c'è una bellissima giornata, vento discreto, non male, dai. Ma discretamente anch'io, meglio Alberto che me, lui è fortissimo, il numero uno. Carlo Santini, direttore di gara, come l'edizione di quest'anno, ovviamente parlando di tecnica? Allora, quest'anno siamo alla Gaia Golf Club a Vernole, che è un campo di alto livello che ha ospitato Challenge Tour, Alps Tour, Campionato Internazionale d'Italia, quindi un campo molto impegnativo, diciamo un campo di tutto rispetto. È un campo in Bermuda, par 71, in cui ci sono tante insidie per i golfisti, ma insomma poi il bello del gioco è pure quello. Abbiamo 138 giocatori e partiamo da un giocatore che gioca un handicap plus fino a giocatori che giocano 36 di handicap, che ovviamente vengono da tutta Italia perché hanno partecipato alle 30 gare di selezioni dell'Automobile Club. Piazza, per voi la gara è meta.
30 edizioni delle finali 10 golf. Com'è stata quest'ultima? Meravigliosa, stupenda, partecipata, c'è stato il numero più alto di partecipanti golfisti che ci siano mai stati ad una finale, quindi con 138 finalisti abbiamo faticato a portarli tutti a casa perché le ore di luce erano poche, però ci siamo riusciti e sono contento perché in fondo abbiamo festeggiato bene questo 30° anniversario. La caratteristica credo che sia nello spirito che l'Automobile Club, nelle risorse che l'Automobile Club Italia mette in questa manifestazione, perché ci tiene, perché ci ha sempre tenuto, perché è un evento rivolto ai propri soci e quindi è un evento sociale che riscuote sempre un discreto successo e quindi credo che i propri soci fanno sì che la manifestazione riesca sempre nel migliore dei modi.